ci sono gruppi di medici di Forlì, di Firenze, di Modena, di Ferrara, che hanno denunciato i possibili danni che possono derivare dagli impianti di incenerimento, ed è uscita fuori quella che è questa nota del ministro Bersani, che appunto, come è stato detto, si è preoccupato un pochettino, no, per questa presa di posizione da parte dei medici relativamente a questo problema, che ovviamente tocca un pochettino quelli che sono forse dei grossi interessi. A questo punto, di questo magari ne parliamo poi dopo, passerei a questo punto la parola al primo relatore, che è Marco Caldiroli, un chimico tecnico della prevenzione che si occupa di rifiuti e di energia, arriva da Varese e parlerà dei processi di incenerimento dei rifiuti, impatti ambientali evidenti e nascosti. A te la parola. Allora, tra l'altro ringrazio anche per il ricordo di Lorenzo Tomatis, che è stato un esponente di Medicina Democratica, che è un movimento a cui appartengo anche io, e gli richiamo la coerenza di Lorenzo. Vi cito solo un fatto tra i tanti della sua vita: nel momento in cui è andato a insediarsi come direttore dello IARC a Ginevra, la prima cosa che ha fatto è piantare un casino infernale, perché la sede dello IARC di Ginevra era piena d'amianto. Allora non c'era ancora la normativa, che poi è arrivata, eccetera eccetera. Ha piantato un casino tale, è impossibile che noi andiamo a dire alla gente di prevenire eccetera il cancro, quando siamo pieni di una sostanza cancerogena nella nostra sede centrale. Questo per darvi il senso di una coerenza. La mia relazione sfiorerà, diciamo, gli aspetti ambientali generali sugli impianti di incenerimento, anche perché, da quello che ho capito, c'è anche un interesse un po' specifico sulla procedura comunque dell'autorizzazione per quanto concerne l'impianto progettato al Gerbido e i ricorsi che sono stati fatti contro le autorizzazioni, per cui accennerò alcune cose che spero siano utili sia per comprendere le questioni anche connesse sotto il profilo procedurale che comunque in termini generali. Il primo aspetto che bisogna sottolineare, lo ricordo sempre, è stato già in parte accennato, è che se l'opposizione all'inceneritore, anzi all'inceneritore come sistema e non solo al singolo impianto che viene posto, è un'opposizione che va non tanto contro l'impianto o il sistema di smaltimento specifico, ma quanto contro il sistema economico che verrebbe perpetuato dall'incenerimento stesso, cioè dal fatto che ci presentano, in altri termini, l'incenerimento come fine della storia, fine del problema, risoluzione del problema dei rifiuti. Non dovete fare più niente, non dovete rompervi le scatole a fare raccolta differenziata, a pensare, a pretendere dei prodotti, delle merci che siano più rispettosi dell'ambiente. No, non fate niente, si brucia tutto, si produce un po' di energia e non rompete, e il problema è finito. Questo è il messaggio che c'è dietro a ogni impianto di incenerimento. Il problema invece come dovrebbe essere affrontato, al di là poi delle competenze che possono essere specifiche dei singoli enti, è che bisogna pensare sempre le cose in termini, chiamiamolo, di filiera, di merce, cioè l'impatto ambientale in caso di incenerimento o di discarica è l'impatto finale, dell'ultimo pezzetto della vita e della morte di una merce. Ogni merce ha una sua storia, e anche la scelta finale del modo in cui, tra virgolette, farne qualcosa al termine della sua funzione è importante per capire se tutto quello che c'è prima rimane tal quale o meno. Per fare un esempio in soldoni, io una bottiglia di plastica e la metto in un impianto di incenerimento, produrrò una piccola quantità di energia. Nello stesso momento in cui avviene questa cosa, in Iraq c'è qualcuno che tira su del petrolio, magari si fanno pure la guerra per poter fare una cosa di questo genere, viene messo in un oleodotto, viene messo in una nave, viene portato in una raffineria, viene
crachizzato, quindi suddiviso nelle varie frazioni, poi le varie frazioni vanno al trasformatore e alla fine c'è un'altra bottiglia di plastica che arriva al nostro supermercato. Tutta questa filiera ha un impatto e questo impatto viene ripetuto, perpetuato ogni volta che noi bruciamo un rifiuto. Per cui quando parliamo di impatto ambientale degli impianti di incenerimento o anche degli scarichi, ovviamente dobbiamo pensare che ogni volta che smaltiamo tra virgolette qualcosa, oltre ad avere un impatto specifico in una certa area, noi perpetuiamo tutto questo meccanismo infernale che ci sono, ormai è noto che non è sostenibile per il pianeta, quindi per la specie umana. Se poi arriviamo a questi eccessi, e questi eccessi arrivano quando non c'è nessun freno a questo sistema, che cos'è questo eccesso che sembra? È una pubblicità in cui vi dicono: anziché noleggiare un CD, un DVD per vedervi il film a casa e poi portarlo indietro dal noleggiatore che poi lo darà ad altri, e quindi un prodotto che verrà visto da 100 persone, no? Che vedranno quel film lì e pagheranno per poterlo vedere. Qui vi dicono: voi comprate fisicamente questo DVD, lo mettete nel vostro, lo vedete, e dopo questo crackizzerà, sarà inservibile. E quindi, mentre prima con noleggio con un DVD 100 persone o più lo vedono, qui 100 persone dovranno consumare 100 DVD, quindi 100 DVD che poi dovranno essere messi da qualche parte. Ovviamente poi il policarbonato, che è il materiale con cui vengono realizzati i DVD, è riciclabilissimo, però è anche un bel brucia bene, per cui tendenzialmente andrà a finire lì. Oppure a livello economico messaggi di questo genere sono chiarificatori della tendenza, non solo, non tanto degli enti locali, ma in generale del favore che incontra l'incenerimento. Qui sembra una battuta anche interessante: i rifiuti non sono spazzatura, ecologisti, Banca Fideuram lo sa, il futuro dell'economia passa anche dallo sfruttamento energetico delle biomasse. Cioè uno si aspetta, bisogna riciclare i rifiuti, bisogna produrre. Il messaggio della banca è: se fai quello io ti do i soldi, se fai un'altra cosa cavoli tuoi, no? Ti devi arrangiare, devi riuscire a trovare una sostenibilità, un valore economico sufficiente per stare in piedi da solo. E qui dietro c'è il discorso di tutte le forme di incentivi che ci sono per gli impianti di incenerimento, ma non ci sono per tutte le altre forme alternative all'incenerimento. Un accenno solo normativo. Questo è qualche minuto prima che ci lasciasse il governo Berlusconi, è stato approvato dal governo l'adesione della Repubblica Italiana a questa convenzione, una legge dello Stato. Questo è proprio un estratto della Gazzetta, e dice: questo protocollo è sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione dei rifiuti. Articolo 5, le parti contraenti, quindi l'Italia, vietano l'incenerimento in mare di rifiuti o di altre materie. Allora, devo proteggere i pesci e non devo proteggere le persone? Cioè, no, non lo so. Cioè, la stessa logica che dovrebbe tutelare l'ambiente in mare, dove la gente non c'è, a parte i pescatori, dovrebbe essere con lo stesso rigore applicata sulla terra. Alcuni accenni veloci. Quando si parla di... No, è inutile che lo leggete, no, non dovete leggere, solo per darvi un'idea del numero. Quando vi parlano di emissione degli impianti di incenerimento, vi parlano di alcuni contaminanti. No, io non entrerò nel dettaglio, ho già detto 50.000 volte, l'ho scritto, penso lo troverete facilmente su internet e quant'altro. Quello che voglio evidenziare è questo, che nella realtà gli impianti di incenerimento sono la fonte più, come dire, ricca nel senso, emettono un ventaglio estremamente vasto di sostanze, perché il combustibile di partenza è un misto, non è carbone che un certo tenore di zolfo o petrolio, un combustibile ben definito, è un combustibile che cambia in continuazione, per cui ovviamente diventa un reattore chimico incontrollato sostanzialmente, ci sono i filtri che in parte ovviamente tolgono eccetera eccetera, ma riesce a produrre una quantità di individui chimici estremamente elevati. Oltre al discorso della quantità c'è un discorso proprio di numerosità di sostanze. Questo vi dà l'idea, in dei pochi casi in cui si è andato a fare un'analisi al 100% di quello che esce da un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, si è trovati solo per le sostanze organiche c'erano tutti questi individui, che sono 258.
le sostanze che sono in qualche modo monitorate per legge sono una ventina, tanto per darvi un'idea. Il problema maggiore e su cui si stanno spendendo sempre di più per dimostrare l'innocuità di questi impianti è non solo e tanto capire cosa esce e quanto esce dal camino, piuttosto che con le scorie, piuttosto che nell'acqua di scarico o quant'altro impianto, ma dove va a finire, come cammina nell'ambiente e in quale modo può arrivare all'uomo. Lascio i medici parlare degli aspetti, diciamo così, di quali sono le conseguenze. Quello che voglio evidenziare con questa figura è che una volta che un inquinante è emesso, questo viaggia e a seconda delle sue caratteristiche chimico-fisiche arriva, si distribuisce nell'ambiente e arriva all'uomo in forme diverse. Per parlare della sostanza più nota connessa con gli inceneritori, ma anche con le acciaierie e molte altre processi industriali, della diossina, ha la tendenza a concentrarsi nella filiera alimentare, in particolare nei grassi, quindi il latte, il pesce e i prodotti caseari in genere, nel senso che quello che esce c'è una certa concentrazione a livello che dell'aria, ma poi quello che conta in termini di esposizione concreta umana è quello che arriva per questa sostanza, perlomeno in termini di catena alimentare. Tant'è che sono numerosi gli episodi problematiche di esposizione delle persone, di diciamo, incremento dell'esposizione delle persone dovuta alla contaminazione della catena alimentare. Se io vi chiedessi, secondo voi, quali sono le persone la nazionalità più sfigata, nel senso più con una maggior quantità di diossina nel sangue o quant'altro, cosa mi rispondereste? Pensereste a qualche paese industriale, no? Dove ci sono impianti a tutt'andare. Invece, lo dico io, sono gli Inuit, sono gli eschimesi, che inceneritori, vi assicuro, non ce ne hanno e non hanno alcuna intenzione di averli, perché ormai è una questione globale e loro hanno la sfortuna per le zone, effetto serra permettendo, che tra un po' potranno anche coltivare il grano in Groenlandia, però attualmente hanno una dieta grassa fondata sul pesce e sui prodotti del mare, dove si concentrano maggiormente queste sostanze, quindi assumono con la dieta una quantità maggiore paradossalmente rispetto a noi che siamo i maggiori responsabili in termini di emissione. Come faccio a cercare di capire come gira l'inquinante una volta emesso e quindi ad esempio di uno studio di impatto ambientale di un impianto di incenerimento come può essere quello del Gervido, a documentare, a valutare i tipi di effetti che mi posso aspettare? Molto brutalmente si chiama valutazione del rischio o analisi del rischio, se predetto. Queste analisi sono abbastanza difficili da fare, nel senso che i parametri che possono far modificare in maniera consistente il risultato finale sono tanti, no? Non entro nel merito, alcuni li vedete qua e sono tanti, detto in termini, nel senso che ogni valutazione, ogni analisi del rischio andrebbe guardata dentro, passaggio per passaggio, per capire dove possono essere i livelli di incertezza maggiore, quali sono le ipotesi che sono state fatte, se le ipotesi sono conservative, quindi se il risultato finale in termini di numero, di espressione del rischio è tra virgolette credibile, in quel caso no. Questa è una delle cose che nel caso specifico dell'impianto di Gervido abbiamo richiesto in termini di osservazioni, abbiamo richiesto nuovamente e ci guardavano come dei astronauti, ma volete avere questi dati? Ma no, ma è l'ARPA che li ha già guardati e l'ARPA garantisce che sono giusti. No, li voglio vedere io, ma poi posso controllare o no? Posso avere diritto ad avere, a capire qual è tutti i passaggi che avete fatto? Questa cosa non è stata garantita in questa procedura. E vabbè, queste sono altre. E io penso perché forse c'era qualche altarino, forse poteva venire fuori.
vi faccio vedere alcune situazioni di valutazione del rischio, da quelle più ridicole, ma purtroppo spesso utilizzate dalla stampa, perché sono anche quelle più semplici da manipolare, a quelle un pochino più, diciamo così, elaborate, fino appunto a andare sul gergo. Professor Liuzzo della Sapienza, questo ci ha scritto anche una memoria difensiva nel caso dell'impianto di Acerra, che dice: io ho il mio ciclomotore, quelli vecchiotti, che ha un'emissione di incombusti un tot ogni chilometro, no? che sono quei valori lì. Se prendo l'emissione di incombusti di un inceneritore, qui addirittura faceva riferimento ai 4 inceneritori previsti a suo tempo nella regione Lazio, le emissioni di incombusti equivarrebbero a 2,91 ciclomotori che fanno alcuni chilometri di percorrenza. Niente, non esce niente. Questo è il messaggio ovviamente che viene detto. È ovvio che questi confronti sono prima loro impropri, e poi basta cambiare il parametro e i risultati sono esattamente opposti. Queste cose il buon Liuzzo le ha dette in una memoria tecnica a difesa della FIBE, Fiat, Pregio Fiat, per l'impianto di Acerra. Noi, tra una cosa che ho firmato anch'io, abbiamo fatto una controrelazione a favore del sindaco di Acerra, in cui abbiamo detto: se invece di prendere il tuo motorino scassone che c'hai non so da quanto tempo, prendiamo la mia automobile del sottoscritto, non del signor Caldiero di Marco, che è un'auto a metano, proviamo a vedere quant'è l'emissione per chilometro di incombusti della mia auto a metano, che è misurabile tranquillamente e si trova, è stata studiata in abbondanza. Sono andato indietro, scusate. Il risultato in questo caso è di 90.937 automobili che fanno 20.000 km in una, quindi un percorso di un anno per lo stesso tipo di emissione. Per cui, se cambio il parametro di riferimento, moderno inceneritore, va bene, moderno mezzo di locomozione, se bisogna fare dei confronti che siano allo stesso piano. Se io faccio un confronto tra una cosa nuova e una cosa, è un qualcosa che è vecchissimo, che dovrebbe essere già ritirato da una vita, è ovvio che le cose sono favorevoli dalla parte, in questo caso, di un impianto. Ci sono altre, come Meta di Modena, che adesso si chiama ERA, che in sostanza dice, nel suo studio di impatto ambientale: non abbiamo fatto studio ambientale, però non abbiamo detto tutto. Bisogna vedere, possibile conseguenze sanitarie deve essere analizzato con un'analisi di rischio approfondito. È così ampio nella struttura possibile sulla base delle indagini disponibili ad oggi. Non lo sappiamo, boh, chi lo sa, forse fa male, forse va bene, è una cosa complessa, eccetera, eccetera. Però dicono, per precauzione, è meglio che nelle immediate vicinanze degli inceneritori, da 500 a un chilometro, scoraggiare il consumo di prodotti agricoli locali. Poi, ovviamente, quelli sono andati avanti, hanno avuto l'autorizzazione impianto, l'imballo anche del ricorso. Quindi uno che le spara grosse, uno che è amletico, che non si sa, forse che sì, forse che no, un altro che, uso magari un termine un po' esagerato, uno che truffa. Questo è il Politecnico di Milano, truffa nel senso che utilizza dei dati, non entriamo nel dettaglio perché quello che anche questo ha fatto parte di un ricorso contro l'incendio di Trento, che non è stato ancora realizzato per fortuna. In sostanza, il Politecnico di Milano, analogamente a quanto presentato nello studio di impatto ambientale del Gerbido, ha fatto un'analisi di rischio in base a un modello che appunto il Politecnico si è, diciamo così, costruito sulla base della letteratura, eccetera, eccetera, per arrivare a definire l'entità del rischio finale. C'era un piccolo particolare, che andando a vedere tutti i numeri, i dati di partenza, i dati utilizzati di partenza della ricaduta, della concentrazione in aria delle diverse sostanze più problematiche, quindi cancerogeni, non erano quelli dello studio di impatto ambientale. Cioè, il proponente diceva una cosa,
arrivava a un certo risultato, e questi qui hanno fatto una votazione su dei numeri che non si capisce da dove li hanno presi. La cosa micidiale è che questi hanno ammesso la cosa nella memoria di Fensi, hanno detto sì, è vero, però io dicevo che l'errore, se errore era del 100%, praticamente hanno dimezzato. Loro dicevano no, è solo del 10%, per cui comunque il margine è dentro. E infatti, vabbè, queste erano le... Nel caso, una cosa che abbiamo fatto mutuandola dalle valutazioni di carattere sulle materie professionali, comunque sull'esposizione professionale, io e Francisci, ex Greenpeace, sulla CERA, è stato quello, va bene. Siccome noi non siamo, nel caso di impianto di incenerimento, ma in genere, non siamo esposti a una sostanza, ma a un cocktail di sostanze. Abbiamo visto che l'inceneritore di cocktail, il cocktail è molto ricco. Per poter valutare in termini di rischio una situazione di questo genere, devo cercare di considerare tutte le sostanze, non posso considerarne alcune e altre no, anche perché c'è il problema del potenziale effetto sinergico, che spero vi verrà illustrato dai medici, nel senso che essendo esposto a più sostanze non è detto che l'effetto complessivo è la somma delle pericolosità, ma può essere moltiplicativo, no? Quindi molto più forte. Comunque abbiamo preso i numeri delle valutazioni in termini di ricaduta e abbiamo confrontato queste valutazioni fatte da loro, dai proponenti dell'impianto di Acerra, con gli standard, delle qualità dell'aria e con standard che erano disponibili in letteratura, per calcolare un indice, quindi per pesare ogni singola sostanza e poi confrontarla con tutte le singole livelli standard, quindi pesare il contributo di ogni sostanza e dare un valore sintetico, in cui ovviamente, essendo una divisione, se supera 1 vuol dire che c'è una situazione di rischio, anche se magari la singola sostanza sta sotto a quel livello. Se sono invece al di sotto dell'1 dovrei essere tra virgolette tranquillo, nel senso che rispetto, perlomeno sono sicuro di rispettare la normativa. Allora, a secondo del riferimento normativo, in particolare tenendo conto degli standard più restrittivi che verranno tra non molti anni formalmente in vigore anche in Italia, nel caso della FIBE, sia con i limiti di emissione vigenti sia con dei limiti più bassi garantiti dal proponente, io vi garantisco non il 10 ma il 5 come emissione, tanto per capirmi, siamo abbondantemente oltre l'1, in alcuni casi appunto, 3 e più volte. Un altro sistema, un sistema connesso, è questo appunto di considerare per alcune sostanze il rapporto tra concentrazione stimata con i modelli di simulazione della ricaduta e o di esposizione umana con delle soglie considerate come senza rischio o, se superate, con un rischio più o meno elevato. Quindi si calcola queste cose in termini di probabilità. In particolare nel caso dei cancerogeni, questo è il caso dell'inceneritore di Rimini, dell'ampliamento di Rimini, fatto dopo che io avevo sollevato nello studio impatto ambientale che questa cosa non era stata fatta. La cosa che è importante, guardate sotto, per poter poi interpretare i dati, cosa dico? Bisogna stabilire una soglia accettabile e uno non accettabile, perché per i cancerogeni è una cosa alquanto problematica, penso che lo diranno i medici. Comunque l'EPA, che questo è un riferimento dell'EPA, dice sostanzialmente che se io sono al di sotto di un rischio 1 per 10 a meno 6, un caso di tumore aggiuntivo per milione di persone nell'arco della vita media di 70 anni, il contributo di quel singolo impianto è tra virgolette da considerare come accettabile. Se io invece sono a un livello superiore, 1 per 10 a meno 5, 1 per 10 a meno 4, dovrebbero scattare i campanelli d'allarme. È un riferimento internazionale dell'EPA, non è legge. Vediamo cosa dicono i nostri torinesi, TRM. Guardate
metalli pesanti, 3 per virgola 18 per 10 a meno 6. Quindi il rischio accettabile secondo l'EPA è 1 per 10 a meno 6. Nel caso torinese è stato calcolato 3 per 10 a meno 6, 3 volte tanto il limite considerato accettabile. Per cui se io mi dovessi basare, usassi questo tipo di criterio, dovrei dire non va bene, bisogna fare qualcosa, se proprio bisogna fare questo benedetto, maledetto impianto per stare al di sotto. Questo lo sono loro che lo dicono, non sto dicendo io. Io non so neanche perché non hanno voluto mostrare tutta la filiera dei dati per capire se poi anche quel dato è accredibile. Comunque lo dicono loro, prendiamolo. Prendiamolo per buono. E ci torneremo tra poco, perché voglio chiudere il mio intervento con alcune annotazioni che sono relative al contenuto delle memorie difensive contro il ricorso fatto dai cittadini nel caso dell'impianto del Gebito, perché sono anche utili per capire la logica, no, che c'è dietro agli impianti di incenerimento. Prima si accennava al discorso di termovalorizzatore, benissimo. Allora, questo è il difensore della provincia di Torino che dice, a fronte di un contenuto del ricorso che diceva ma l'impianto non è stato considerato in maniera idonea sotto il profilo di centrale termoelettrica, risponde: ma il nostro non è una centrale termoelettrica, lo scopo principale che l'impianto è destinato ad assorbire consiste nell'incenerimento di rifiuti e non certo, come asserito dai ricorrenti, nella produzione di energia elettrica. Cioè io penso qui penso più o meno tutti avrete sentito assessori, politici, TRM, consorti, dire il nostro impianto è principalmente finalizzato a produrre energia, non è un impianto di smaltimento dei rifiuti, produce energia, benissimo. Siete autorizzati adesso, se diranno ancora una cosa di questo genere, a tirare il pesce in faccia, perché i loro difensori dicono che questo non è vero, che non è vero, è un impianto di smaltimento e come tale va trattato. Così pure la TRM dice la stessa cosa. La TRM dice si tratta di un solo impianto di smaltimento mediante incenerimento. Quindi se ancora qualcuno della TRM dice questo è un impianto di termovalorizzazione, termorecupero, termo quello che volete voi, siete autorizzati a fischiare, perché sono loro stessi che dicono che non è un impianto. Quindi l'impianto, come dicono loro, è un inceneritore, la produzione di energia è accessoria, che serve solo per prendere i soldi degli incentivi previsti dallo Stato, e una cosa importante che si può leggere tra le righe di quelle affermazioni è che è un impianto di smaltimento. Quindi non serve a risolvere il problema rifiuti, come invece viene presentato. Io ho deciso che i miei rifiuti li brucio. Punto. E quindi va considerato in questi termini, non che quella è la soluzione dei rifiuti, la soluzione del problema rifiuti, perché altrimenti noi dovremmo considerare, per fare un esempio, che basta inserire, come sono state inserite, le auto catalitiche per risolvere il problema della mobilità. Dire che un inceneritore risolve il problema dei rifiuti è come dire che le catalitiche risolvono il problema della mobilità, ridurranno un po' l'inquinamento ambientale ma non risolvono il problema della mobilità, semplicemente mettere un filtro in più allo tubo di scappamento di un'automobile, no? I problemi di andare in giro, di non essere bloccati dal traffico e tutti gli annessi e connessi rimangono tale quali, anche se c'è la catalitica. Respirerò un po' meno schifezze, ma il problema non cambia. L'inceneritore non cambia il problema dei rifiuti, no? Lo affronta da un certo punto di vista, con una serie di impatti, ma non modifica il problema dei rifiuti, anzi, dal nostro punto di vista lo aggrava. Una delle cose che sempre abbiamo detto, ambientalisti hanno sempre detto, è che se io brucio i rifiuti, questo va in concorrenza con la raccolta differenziata, perché ciò che ha un potere calorifico è altrettanto recuperabile quanto bruciabile. E la difesa della provincia di Torino dice no, non è vero, perché non è in antitesi della raccolta differenziata, perché anzi è necessario il complemento, eccetera eccetera. Sono più sinceri quelli del Politecnico, questi sono i milanesi, che dicono il recupero di materia è antieconomico oggi, ovviamente nel nostro quadro economico probabilmente sì, anche perché ci sono incentivi all'incenerimento e pertanto dicono, siccome il ragionamento al 35%, questo lo scrivevano ancora quando c'era il decreto Ronchi, è comunque un obbligo previsto dalla normativa,
vabbè, facciamolo, anche se a nostro avviso non dovrebbe essere fatto se ragionassimo in termini strettamente economica, però 35% può essere raggiunto facilmente in modi che non garantiscono neppure di sfruttare appieno le possibilità. Nel caso di Reggio Emilia, in cui c'era allora in ballo, ancora ad oggi, in ballo un discorso di impianti di incenerimento, dico, la quota obbligata al 35% può essere conseguita a prescindere dalla raccolta separata della frazione organica, che sarebbe costoso in quanto necessariamente da raccogliere con porta a porta. È ovvio che l'inceneritore non ferma nel senso non cancella la raccolta differenziata, ma impedisce che questa si possa sviluppare ulteriormente e abbia anche sempre più un beneficio sotto il profilo economico. Altro argomento nelle more difensive, che è molto interessante, il superamento delle osservazioni nel complesso giudizio finale compatibile con l'ambiente è frutto di discrezionalità tecnica sindacabile solo laddove si dimostri la sottovalutazione o la trascuratezza di un elemento oggettivo rilevante. Quindi non basta dire l'inceneritore non ci piace, ma bisogna dire, siamo davanti a un TAR, che la procedura è stata fatta in maniera sbagliata, sono state fatte delle sottovalutazioni, oppure non rompete le scatole. In maniera analoga il consorzio d'ambito dice, ma come i ricorrenti dicono che questo impianto può danneggiarli, ma l'impianto non c'è ancora, come fanno a dire che poteva essere danneggiato? Tanto enfatizzati danni sono solo temuti. Male, nel senso, non è che devo aspettare di poi arrivo. Un ragionamento analogo è stato fatto respingendo un ricorso forlivese contro un nuovo impianto di incenerimento, in cui dice che nella sentenza dice che non è stata dimostrata che la modalità di costruzione e di gestione dell'impianto sia idonea a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze della discarica. È stato così, stiamo parlando di incenerimento e il giudice si è messo a parlare di una discarica perché secondo lui, secondo la normativa, stabilisce dei limiti fisici in termini di centinaia di metri da cui deve distare una discarica da residenza e quant'altro. Queste cose sono applicabili nella stessa maniera, anche se c'è qualche differenza tra l'emissione di un inceneritore e quella di una discarica, per cui ha usato talmente questo tipo di termine che si è dimenticato anche di lasciare dentro il termine discarica, neanche di sostituirlo col termine inceneritore. E poi dice, tutti gli accertamenti tecnici svolti dall'ARPA e dall'ASL hanno consentito di individuare il valore di emissioni inquinanti ampiamente inferiore ai limiti prescritti dalla legge. Ma se l'impianto non c'è ancora? Che sono dei profeti? All'ARPA della Regione Emilia sono diventati dei profeti? Per certi versi il ragionamento che ha fatto il giudice di Forlì è il contrario in un certo senso rispetto a quello che le memorie, che le difese di TRM chiedono che il giudice torinese faccia. Problema concettuale che c'è dietro a questi termini nel senso questo uso in particolare della parola danno è che è improprio. Spesso si usa come sinonimi pericolo, rischio e danno, come se papavere e papere appunto fossero dei sinonimi, e invece non ne sono. Il rischio, il pericolo è la proprietà intrinseca di una sostanza, no? Che può essere infiammabile, corrosiva, cancerogena, eccetera, eccetera. Il rischio è la probabilità che questa proprietà della sostanza possa evolvere fino a procurare un danno a una persona, a una popolazione, eccetera. Per cui il danno è l'estrinsecazione del rischio. Per cui se io devo pensare a livello progettuale cosa devo valutare per decidere o meno se il progetto va bene, se va bene così o devo intervenire, devo pensarlo in termini di rischio, quindi probabilità che i pericoli connessi all'impianto possano svilupparsi in termini di danno, come nel caso di quella parametro 1 per 10 a meno 6 che vi stavo illustrando prima. Non posso parlare di danno perché dovrei proprio trovarmi di fronte a gente malata, morta, e riesco a fare il collegamento con la fonte, cosa non sempre facile neppure a livello professionale,
due giorni fa a Manfredonia, alcuni centinaia di lavoratori che sono morti per l'arsenico dovuti all'ex Enichem, sono stati, il fatto non costituisce reato, sono morti per niente nel senso per produrre profitto, appunto, e basta, non c'è stato reato. Ripeto, appunto, a maggior ragione per il fatto che la definizione stessa di inquinamento giuridica non parla di danno, dice che l'inquinamento è il problema di inquinamento è la caratteristica anche solo, neanche di rischio, di pericolo, per cui mi devo preoccupare quando parlo di inquinamento del pericolo, quindi della proprietà intrinseca delle sostanze che vengono emesse, che possono essere nella nostra area, neanche di rischio. Quindi addirittura la nostra normativa non parla di danno, o meno, ci arriva solo per ultimo, non parla solo di rischio, ma addirittura parla di pericolo. Per cui è sufficiente il pericolo per poter considerare il problema, in questo caso di un inceneritore, ma anche ovviamente di un altro tipo di impianto. TRM poi dice, ditemi se sto splafonando. Sì, al termine. Comunque sto finendo. Che la provincia di Torino nella procedura ha analiticamente controdotto alle osservazioni, in particolare del sottoscritto e non solo del sottoscritto, dopo, per chi c'era, quella famosa pomeriggio di inchiesta che è stato fatto circa un annetto fa alla sede della provincia. Perché lo dicono? Noi abbiamo risposto a tutto quello che hanno sollevato anche dopo questo incontro, quei rompipalle di medicina democratica, per cui abbiamo perfettamente chiuso la procedura, per cui niente ci può essere contestato della procedura stessa, e quindi nessuna sottovalutazione, che era uno degli elementi che chiedeva la difesa per in qualche modo stabilire che il ricorso ha un qualche fondamento. Allora, non sono, questi vi sono proprio nelle contraddizioni, lo facevano. A sinistra veniva riportato quello che dicevo io, in termini terra a terra, e a destra c'era la contraddizione della provincia o dell'ARPA, non so chi l'ha scritta, e poi c'era l'idolo finale, ovviamente quasi tutte respinte per ovvi motivi. Allora, una prima cosa, dicevo, le vostre considerazioni di raffronto tra l'emissione dell'inceneritore e l'inquinamento dell'aria le contestavo, non entravo nel dettaglio. Risposta: a livello normativo si dice così, per cui non rompete le scatole. Dicevo, non avete considerato il PM1, non avete considerato le polveri indirette, non rompete le scatole. A livello normativo oggi è normato il PM10, per cui parliamo solo del PM10 e non parliamo di altre cose che non ci sono nelle norme. Questo è brutalmente il concetto della risposta. Non avete considerato tutte le vie di esposizione dell'uomo, ma avete considerato solo inalazione, perché quel dato lì del 3/10⁻⁶ è solo inalazione, che è una quota intorno al 5% dell'esposizione umana, nel caso si è visto concretamente nel caso degli impianti di incenerimento in genere, poi dipende dall'aria ovviamente, com'è strutturata l'aria intorno. E loro rispondono: se avessimo dovuto fare una valutazione più approfondita avremmo perso tempo, detto in soldoni, perché comunque l'inalazione è quella più importante, non rompete più di tanto. Questo è venuto fuori sballato come dimensione. Comunque, dicevo, avete splafonato questo 10⁻⁶, l'EPA dice 10⁻⁶, voi avete detto 3, qualcosa 10⁻⁶, la normativa dice 10⁻⁵. Ma quale normativa? La normativa sulle bonifiche dei siti contaminati. Nella procedura per gli interventi in questi siti, chi deve fare l'intervento deve fare una valutazione di rischio, e se questa valutazione porta, per i cittadini che sono intorno sostanzialmente, anche per chi ci dovrà lavorare dentro, a una stima al di sotto di 5-10, un caso di tumore aggiuntivo per 100.000 persone, l'opera di bonifica può essere attivata con le modalità che sono state proposte. L'opera di bonifica, qui stiamo parlando di un'altra cosa, di un impianto di incenerimento. Come cavolo è che in Trento, il Politecnico di Milano, a Forlì, a Rimini, Era, eccetera, parla sempre di 10⁻⁶ e tenta di dimostrare che i loro impianti non creano
un rischio maggiore di 10-6, e invece qua va bene il 10-5. I cittadini di Torino sono diversi, più resistenti, non so, dei riminesi o di altri. L'ultima cosa, ho proprio finito, ricorrenti contesta, questo è il consorzio d'ambito, che la provincia avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni nel corso della procedura, in particolare su opzione zero. Questa, dico, è inammissibile questa problematica, in quanto la localizzazione del termovalorizzatore non è infatti propria né dell'autorizzazione integrata ambientale né della valutazione impatto ambientale, bensì è contenuta tramite i precedenti atti provinciali, neppure impugnati dai ricorrenti, la microlocalizzazione, il piano provinciale, tutti, diciamo, gli atti precedenti. Cioè, questi signori ci stanno dicendo chiaramente, io lo dicevo già prima, ma è stata una conferma, che la procedura di valutazione di impatto ambientale su questo impianto aveva un esito scontato. Sapevano già tutti quale doveva essere l'esito, perché era già stato deciso di fare comunque l'impianto. Cioè, questa valutazione di impatto ambientale è stata letteralmente una presa in giro dei cittadini, perché le procedure di valutazione di impatto ambientale servono non solo a verificare in ogni caso che un impianto, un'opera, sia dentro nei termini di legge, non è quello lo scopo della, per cui fare riferimento ai termini di legge è già di per sé improprio in una procedura di valutazione di impatto ambientale, ma lo è ancora di più nel caso in cui ti dicono chiaramente che la via è solo è una cosa burocratica che dovevamo fare perché la legge lo propone, ma non poteva essere messo in discussione la realizzazione dell'impianto. Finisco di dire qua, questa per certi versi l'avevo già detto all'inizio, quello che c'è dietro ogni lotta, che dovrebbe, spero, starci dietro ogni lotta per un impianto di incenerimento, per un'opera in una determinata zona, è la critica del modello di società che è dietro, no? Che è dietro a quella scelta. Per inciso, ha un significato un pochettino diverso rispetto a quello che viene abitualmente indetto. Non significa letteralmente non nel mio giardino, ma non nel mio di dietro, che è una cosa letteralmente Baycard è il mio di dietro, la parte dietro. Poi è stato tradotto giardino perché di solito c'è il giardino dietro la casa, no? Però la letterale traduzione, vi auguro di una lotta che abbia successo. Grazie Marco Caldiroli, bravissimo, grazie della sua relazione molto tecnica ma molto precisa e puntuale. In particolare interessante questa sottolineatura della differenza tra quelli che sono dei termini apparentemente molto banali, usati come sinonimi, come pericolo, rischio e danno, che vengono utilizzati in modo spesso improprio, e così le sue conclusioni su quelli che sono poi questi iter scontati stati realizzati al dottor Marco Tomase, che si è occupato delle problematiche ambientali nella Val di Susa, con particolare attenzione per i problemi legati alla diossina e all'amianto. Prego Marco. Buongiorno a tutti, un ringraziamento agli organizzatori per avermi chiamato. Mi ha già presentato il collega, io in effetti mi sono occupato di mioxina e di diossina simili per una questione contingente nel mio territorio. Per Bassa Val di Susa esiste un'acciaieria di seconda fusione, la Beltrame, che è una di questi composti e quindi crea sul territorio. Ma la problematica delle diossine, lo dico subito come è stato detto poc'anzi, non è una problematica del mio cortile. Questi sono inquinanti assolutamente ubiquitari, quindi una fonte in realtà interessa tutti, non solo chi vive nei pressi della fonte. Non spaventatevi se a tratti parlerò da medico, cercherò di essere molto chiaro sui concetti e comprensibile per tutti sui concetti fondamentali. Allora, parlando di diossina, bisogna capire anche alcune cose di tipo tecnico per poter affrontare l'argomento in modo corretto.
qua vedete la formula di struttura, che è la diossina, quella per eccellenza, quella di Seveso, e vedete queste posizioni indicate dai numeri, sono le posizioni che possono portare legati gli atomi di cloro. Quindi abbiamo una struttura che può legare da 1 a 8 atomi di cloro. Affine alla diossina ci sono le molecole dei furani, che anche loro possono portare legate da 1 a 8 atomi di cloro, e i policlorobifenili, che hanno invece 10 posizioni in cui possono portare il cloro. Questo cosa significa? Significa che abbiamo in realtà un vasto gruppo di sostanze simili ma non del tutto fra di loro, che si differenziano per il numero e la posizione di questi atomi di cloro. Abbiamo in totale 75 diossine, si chiamano congeneri, 135 furani, 209 PCB. Questa grossa classe di sostanza ha delle caratteristiche simili dal punto di vista fisico-chimico e in parte anche delle proprietà tossicologiche simili. Simili ma non per tutte questa pletora di sostanze. E allora si è sviluppato un concetto di città equivalente per riuscire a pesare proprio in termini di tossicità l'importanza di questo gruppo di sostanze nel suo complesso. Alcuni di questi congeneri, li vedete sotto, sono 7 diossine, 10 furani e 12 PCB solamente, hanno delle proprietà fisico-chimiche e tossiche che li paragona alla diossina, quella di Seveso, la tetraclorodibenzoparadiossina, che è quella, la diossina per eccellenza, la più studiata e ritenuta la più tossica. Allora, questi congeneri vengono paragonati con un fattore di tossicità alla diossina, fra virgolette. Questi fattori di tossicità possono andare da 1 a 1 su alla 10 alla meno 5, 1 su 100.000, quindi con una tossicità molto più bassa della diossina propriamente detta. Ma questo consente di calcolare una tossicità non più ristretta solo alla diossina di Seveso, ma a tutta la classe di componenti. E quindi una misura, quella della tossicità equivalente, che troverete spesso quando si leggono dei numeri di tossicità, di pericolosità di queste sostanze. Sulle caratteristiche chimico-fisiche si è già detto qualcosa, vorrei ricordare solo che sono molto diffusibili in atmosfera, quando si legano al particolato, alle sostanze organiche, anche in acqua. I mari sono un serbatoio enorme di queste sostanze e non a caso gli Inuit sono quelli che le contengono oggi in maggior quantità, perché il pesce è estremamente contaminato da queste sostanze. Sono stabili al calore fino alle alte temperature. Le alte temperature li dissociano e in pratica li distruggono, ma solo finché viene mantenuta l'alta temperatura. Quando la temperatura del mezzo comincia a scendere, se siamo ancora in presenza di anelli di carbonio e di cloro, si ricondensano e riformano i composti di partenza o composti simili. Quindi semplicemente mantenere un'alta temperatura non è una garanzia. Scaldare molto una sostanza non è una garanzia di distruzione di questi composti, perché tendono a riformarsi spontaneamente, soprattutto nel caso delle diossine che si formano durante la combustione di materie plastiche. Per i PCB la cosa è un po' diversa, perché i PCB si formano, i policlorobifenili si formano in quantità assai scarsa partendo da materia plastica. In realtà i policlorobifenili sono di produzione industriale quasi nella loro totalità.
erano usati come fluido dielettrico, soprattutto nei condensatori, e sono stati prodotti fino agli anni 80-90, a seconda dei vari stati in cui sono stati prodotti. Dopodiché sono stati messi al bando per la loro pericolosità, ma in realtà sono tuttora presenti nell'ambiente e costituiscono un grosso problema di smaltimento di rifiuti, non sempre avviene in via legale, come sappiamo. Sono composti molto resistenti alla degradazione da parte di agenti fisici e biologici, e quindi si accumulano nei substrati ambientali, ma si accumulano anche nelle sostanze organiche. Sono altamente lipofili, quindi si legano al grasso e con la sostanza grassa risalgono la catena alimentare. Noi siamo in cima alla catena alimentare e quindi siamo gli ultimi raccoglitori di queste sostanze. Poiché sono poco degradati dai sistemi enzimatici del corpo, si ottiene un accumulo col tempo, per esempio l'emivita della diossina è di circa 7 anni, quindi occorrono 7 anni perché l'organismo riduca della metà il proprio contenuto di diossina, a patto ovviamente che non ne assorba più, perché finché continua l'assorbimento non si ha questa riduzione. La contaminazione avviene per via alimentare, la contaminazione dell'uomo. Almeno il 90%, ma anche di più probabilmente, avviene per via alimentare, soprattutto attraverso alimenti di origine animale. Almeno l'80% attraverso questa via, quindi latte, uova, carne e pesce. Molto sinteticamente, il meccanismo di azione della diossina è particolare perché esiste un recettore all'interno dell'organismo che la lega, un recettore orfano, perché non si è ancora individuata la sostanza endogena che lo legherebbe. Un recettore ha senso solo se esiste una sostanza nell'organismo alla quale si può legare. La natura non ci ha fatto sicuramente un recettore per la diossina in quanto tale, ma non si è ancora individuato questa sostanza endogena. Dal legame di questo recettore parte una catena di eventi cellulari che portano a modificazioni di tipo immunitario ed endocrino, e di lì allo sviluppo di malattie. Ma ho messo un punto interrogativo anche perché non è solo questo il meccanismo d'azione, ne esistono anche altri, ma molto meno ben conosciuti, abbastanza misteriosi e non ancora, diciamo, ben ponderabili, come può essere invece questo del recettore, che sta alla base dello sviluppo di quel concetto di tossicità equivalente che abbiamo visto prima e che è proprio della diossina, quella fra virgolette. Prima di parlare direttamente degli effetti sulla salute, bisogna fare un piccolo discorso più generale. Allora, gli effetti sulla salute che vedremo adesso sono quelli ovviamente riscontrati nell'uomo per la maggior parte delle cose che dirò. Esiste però un grandissimo numero di studi condotti su animali di laboratorio o su colture cellulari in vitro. L'esito di questo gran numero di studi è impressionante in quanto a dimostrazione di tossicità e di pericolosità di queste sostanze. Il problema è che non si possono estendere tout court i risultati di questi esperimenti agli esseri umani. Però si ottiene da questi una dimostrazione chiara del fatto che queste sostanze sono tossiche e pericolose.
quando poi si vanno a studiare gli effetti sugli esseri umani, ci si scontra con una serie di problematiche legate ai fattori confondenti nello studio, legati alle dosi di esposizione che sono minori rispetto a quelli che vengono somministrate agli animali in laboratorio e così via, fatti che rendono a volte i risultati degli studi non così incontrovertibili come sono quelli sugli animali. Gli effetti, allora, che i risultati in totale di questi studi potranno sembrare a volte incerti o non così sicuri, ma in realtà noi sappiamo che queste sostanze sono pericolose e dovremmo rifarci sempre a quel concetto di precauzionalità che è stato menzionato prima, dove anche se non esiste una prova sicura al 100% della pericolosità, bisogna astenersi dal rischio di provocare un danno. Parlando della salute, cominciamo dalle esposizioni acute o quelle a più alte dosi, che sono quelli che si verificano nei laboratori esposti, soprattutto quelli che avevano a che fare con la produzione di policlorobifenili, oppure nel caso di incidenti come quello di Seveso. Uno dei, diciamo dei danni più evidenti era quello dello sviluppo della cloracne, cioè una forma di acne sebacea ma estremamente più aggressiva, quindi con danni molto più permanenti a livello cutaneo. Ma la maggior parte dei danni derivano da un'esposizione più subdola, cioè di un'esposizione cronica a dosi non particolarmente elevate di queste sostanze. Hanno queste sostanze un effetto sul sistema immunitario. Si vede molto bene negli esperimenti su animali, dove provocano un'immunosoppressione sia di tipo cellulare che sono i due meccanismi fondamentali attraverso i quali agisce il sistema immunitario, e negli stessi animali un'aumentata suscettibilità a infezioni virali o batteriche. Questo si vede meno chiaramente nell'uomo, dove i meccanismi di danno immunitario sono più spesso coinvolti nello sviluppo di ulteriori patologie, non direttamente patologie del sistema immunitario, ma di altro genere che adesso andremo a vedere. Tra gli effetti principali ci sono quelli sul sistema endocrino. Queste sostanze, come altre che stanno emergendo in questi anni, come gli ftalati, per esempio, dei quali siamo belli zeppi anche, sono classificati come sregolatori endocrini, che vuol dire che nelle complesse situazioni di omeostasi, di regolazione dei sistemi endocrini, entrano in questi meccanismi e li sconvolgono, provocando delle sregolazioni, in modo che i sistemi endocrini si risettano su valori diversi da quelli normali, quelli della norma. Tra le patologie endocrine che emergono con più evidenza e con più facilità c'è l'endometriosi, che è endocrina solo fino a un certo punto, potrebbe più a maggior ragione essere considerata come ginecologica, come patologia, ma il meccanismo che porta all'endometriosi è probabilmente di tipo endocrino, oltre che il deficit immunitario. In ogni caso l'endometriosi è una patologia importante, emergente, perché sta aumentando l'incidenza di questa patologia, colpisce le donne in età fertile, a cominciare già dai primi anni dopo lo sviluppo puberale, ed è una malattia che recentemente è stata riconosciuta come altamente invalidante anche da una commissione del Senato italiano. Le donne affette sono spesso coinvolte in una serie numerosa di interventi chirurgici atte a cercare di controllare la
i danni della patologia. Abbiamo poi fra gli effetti anche che si riscontrano frequentemente una diminuzione dei livelli di testosterone e degli ormoni legati alla riproduzione. Questi due effetti, endometriosi e bassi livelli di testosterone, facendo un piccolo inciso, sono tra l'altro due elementi che sono emersi con forza dallo studio che è stato fatto recentemente dall'ASL 5 e dall'ARPA di Torino sulla popolazione della bassa Valle di Susa in relazione a quell'inquinamento di cui parlavo prima. Proprio questi due elementi sono quelli che sono emersi in modo statisticamente significativo nella popolazione studiata. Oltre a ciò, frequentemente si vedono alterazioni della funzione tiroidea, sregolazione degli ormoni che si alzano e si abbassano. Questo è molto evidente negli animali, si vede meno facilmente nell'uomo, dove non si è ancora riusciti a individuare se questa sregolazione porti a una patologia vera e propria della tiroide oppure no. Però la sregolazione, cioè il fatto che l'asse tiroideo ipofisi venga regolato su un altro livello, questo è un fatto che si verifica molto facilmente. Veniamo agli effetti cancerogeni, che sono quelli più seri sicuramente, ma non che le altre patologie non siano serie, sono quelle che forse sono più eclatanti e spaventano di più. Non sono però i più frequenti, cioè nel senso che questa pletora di sostanze, le diossine, nell'insieme delle patologie che provocano, tendono a provocare più facilmente, cioè a parità livelli di contaminazione, tendono a provocare più facilmente patologie come quelle, come l'endometriosi o sregolazioni endocrine o difetti che vedremo poi, difetti per esempio dello sviluppo, piuttosto che patologie tumorali. In ogni caso, la IARC, che è stata citata prima ricordando il professor Tomatis, ha classificato la TCDD, la diossina di Seveso, in classe 1, che vuol dire che è un sicuro cancerogeno negli esseri umani. Altri composti, come i policlorobifinili, sono classificati in classe 2A, che vuol dire che sono sicuramente cancerogeni negli animali, per quelle evidenze di cui dicevo prima, molto chiare negli studi di laboratorio, e come probabili cancerogeni nell'uomo, solo perché le evidenze di cancerogenicità non riescono a essere raccolte da studi epidemiologici o studi di altro genere condotti in modo tradizionale. È interessante il fatto che questa classificazione della IARC sia stata fatta sulla base di 4 grossi studi epidemiologici condotti su lavoratori esposti, e che la cosa emersa da questi studi non sia stata tanto il fatto che i lavoratori si ammalavano di questo o di quella forma tumorale, ma che era la categoria di tutti i tumori nell'insieme a risaltare come statisticamente significativa nel suo aumento. E questa è una cosa non comune, se vogliamo, parlando di cancerogeni, perché i cancerogeni tendono a colpire di solito uno o due organi bersaglio. Pensiamo al classico tumore del polmone legato al fumo di sigaretta o al mesotelioma legato all'asbesto. In questo caso invece abbiamo una certa capacità di queste sostanze di esaltare, diciamo, la pericolosità dei tumori in genere. Sono classificati come dei promotori cellulari tumorali, in effetti.
non hanno la capacità di colpire in particolare un organo bersaglio, ma favoriscono lo sviluppo dei processi tumorali in genere. Qui vedete alcuni meccanismi, ma sulle quali non mi soffermo. E questa è ovviamente una grossa difficoltà dal punto di vista dello studio, di studiare gli effetti di queste sostanze, perché nei vari studi noi vediamo emergere per caratteristiche di quella popolazione studiata, magari vediamo emergere una forma tumorale piuttosto che un'altra, ma questo alla fine tende a creare una certa confusione sulla pericolosità in realtà delle diossine. Teniamo presente però hanno questo meccanismo e che le maggiori evidenze riscontrate anche nella popolazione di Seveso sono quelle di un aumento dell'incidenza dei tumori in generale. Tale forme poi in particolare che si sono viste collegate con queste sostanze, mettiamo sicuramente i tumori epatici, se esiste una specie di organo bersaglio è sicuramente il fegato, sia come tossicità pura, nel senso che i soggetti esposti hanno innalzamento dei valori enzimatici del fegato di solito, sia come capacità di indurre. Abbiamo poi i sarcomi dei tessuti molli osservati in popolazioni esposte da un punto di vista professionale, ma non solo. Ricordiamo uno studio recente condotto a Mantova nella popolazione che risiedeva attorno all'inceneritore del petrolchimico, dove si è visto un aumento di questa patologia. Abbiamo la vasta serie dei tumori gastroenterici, il tumore dello stomaco, il tumore del retto, in particolare sembra nelle donne, vi sono state più evidenze che il sesso femminile sia maggiormente colpito da questa forma. Il melanoma è sempre in lavoratori esposti, i linfomi non Hodgkin e altre forme tumorali appartenenti alla serie dei tumori emolinfopoietici, il tumore della prostata e il tumore della mammella. Anche sul tumore della mammella ci sono una miriade di studi, in parte anche poco conclusivi. Si sta capendo però ultimamente che probabilmente c'è una frazione della popolazione femminile che è portatrice di una mutazione genetica che viene esposta in modo particolare all'azione di queste diossine. Dovrebbe essere un 5-10% della popolazione femminile in generale. Andiamo avanti su un'altra categoria di effetti, che sono gli effetti metabolici sull'apparato cardiovascolare. È impressionante la capacità di queste sostanze di colpire diversi apparati così diversi, di produrre patologie in questa misura. Tra gli effetti che si sono riscontrati, soprattutto nelle popolazioni più esposte, c'è stata una diminuita tolleranza al glucosio, una maggiore incidenza di diabete dell'adulto. Questo perché riesce la diossina a interferire con i sistemi di regolazione dell'azione insulinica e dell'uso del glucosio da parte delle cellule dell'organismo. Ci sono stati riscontri di aumentati livelli di colesterolo e di trigliceridi non ben confermati nelle popolazioni, così un aumento della pressione arteriosa. Ho messo dei punti interrogativi perché non è chiara questa situazione, e infine anche un'aumentata incidenza di malattie cardiovascolari. Anche nella popolazione di Seveso si nota questo effetto a 15 anni dall'evento. Su questa aumentata incidenza di malattie cardiovascolari forse non giocano tanto i classici fattori di rischio come il colesterolo e la pressione, quanto un'azione proprio della diossina che può essere considerata come favorente l'infiammazione
a livello tissutale, e l'infiammazione oggi è considerato uno degli eventi cruciali nello sviluppo dell'arteriosclerosi, che poi porta alla malattia cardiovascolare. Infine, ma sicuramente non per importanza, sono gli effetti sulla riproduzione e sullo sviluppo. Nella popolazione di Seveso si è vista un alterato rapporto fra i sessi dei nascituri. Prevalevano in modo netto le donne. E questo potrebbe non essere un fatto del tutto negativo per la società, però sicuramente la dice lunga sul fatto che queste sostanze possano colpire in modo così netto le capacità riproduttive. Altre alterazioni che si riscontrano soprattutto in popolazioni più esposte sono un basso peso alla nascita, un aumento della mortalità perinatale anche, e difetti di sviluppo neurologico, difetti, un ritardo psicomotorio. Questo si è visto bene nella popolazione di Yucheng, che è una sfortunata località, credo cinese, dove l'olio di riso che loro consumano in grandi quantità era stato contaminato da PCB. I bambini nascevano con un ritardo di tipo psicomotorio, con un quoziente intellettivo ridotto anche a distanza di alcuni anni dalla loro nascita. E con questo ho finito questa carrellata sugli effetti sanitari. Vorrei aggiungere alcune cose solo sui valori limiti, su quelli che possiamo considerare spesso come così, parametri ai quali attenerci, anche se sono spesso delle convenzioni i valori limiti. Si cerca di ottenere un valore che abbia una possibilità di esistere, più che altro, più che essere un valore realmente sicuro, cioè stando al sotto del quale ci garantiamo da danni sulla salute. La Commissione Tossicologica Nazionale sull'aria ha stabilito 40 femtogrammi al metro cubo. Il femtogrammo è un grammo alla 10 alla meno 15, quindi un milionesimo di miliardesimo di grammo. Questo per darvi anche un'idea, cioè della quantità di sostanza che è in gioco. Parlando di diossine, le quantità sono estremamente, estremamente basse. Nel suolo abbiamo per le diossine e i furani 10 nanogrammi al chilo per chilo di peso secco, per i PCB 60 microgrammi, e l'anno scorso era 1, ma poi è stato elevato di 60 volte dietro consiglio dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel latte, per le diossine e i furani, 3 picogrammi per grammo di grasso, ma se consideriamo anche i PCB, sono 6. E poi nell'uomo, la Comunità Europea ha stabilito questo limite, che è un limite di assunzione giornaliera di tossicità equivalente per chilo di peso corporeo, quindi 2 picogrammi per chilo al giorno. Un uomo di 70 kg potrà assumere 140 picogrammi, quindi con la dieta. È un limite che negli anni va via via abbassandosi, ed è anche previsto che possa essere ulteriormente ridotto. E quali sono i livelli di esposizione delle popolazioni e della popolazione italiana allora? Negli Stati Uniti i livelli tissutali sono stimati sull'ordine di 25 picogrammi per grammo di lipidi. Un picogrammo è un milionesimo di grammo. Questo livello, che poi corrisponde all'incirca, secondo l'Agenzia per la Protezione Ambientale americana, a un'assunzione giornaliera di un picogrammo pro chilo,
viene ritenuta come livello di background, cioè livello di distribuzione media nella popolazione, essere molto vicina però nello stesso ordine di grandezza della contaminazione alla quale cominciano a vedersi i primi effetti sulla salute. Primi effetti sono quelli di tipo endocrino, l'endometriosi e i difetti legati allo sviluppo nel feto. Quindi abbiamo un livello di contaminazione, almeno negli Stati Uniti, perché loro parlano della loro popolazione, che è già in grado di produrre degli effetti, il livello di base di contaminazione. In Italia ci distinguiamo, come al solito. Uno studio del Mario Negri recente ha fatto questa stima per la popolazione generale, 5,34 nei bambini, perché i bambini ovviamente a parità, cioè con un peso decisamente inferiore, mangiano comunque quasi come un adulto dovendo crescere, e quindi assorbono molto più sostanza pro chilo, 3,37 nei ragazzi e 2,28 negli adulti. Questa è la stima dell'esposizione oggi della popolazione italiana in media, quindi direi siamo fuori dal limite stabilito dalla comunità europea. E poi ovviamente ci possono essere i casi di esposizione più forte, perché ci possono essere casi particolari, come può essere quella della nostra Beltrame, che è circondata da aziende agricole, dove quindi c'è un passaggio molto veloce, molto diretto dall'emissione alla catena alimentare, e quindi una possibilità di contaminazione su una popolazione locale. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Marco Tomalino della sua presentazione, ed ora passiamo la parola alla dottoressa Gentilini, che arriva da Forlì. Ringraziamo molto perché insomma si è fatta un bel viaggio per arrivare a essere qui tra noi oggi. La dottoressa Patrizia Gentilini è un'oncologa molto nota nel panorama delle problematiche ambientali, in quanto occupa un ruolo di rilievo nell'ambito dell'IS, dell'Associazione di Medici per l'Ambiente, e essendo lei appunto molto impegnata in questo settore, ci parlerà dei danni alla salute. Buongiorno a tutti, sono venuta molto volentieri e vorrei cominciare veramente un momento cruciale da tantissimi punti di vista. Ecco, venendo qua in treno, io ho sentito prima che è stato ricordato Tomas, una persona straordinaria che ho avuto la grande fortuna di avere proprio come di conoscere da vicino, è un grande maestro. E volevo iniziare leggendovi queste poche righe di un libro che dice che è la rielezione, e Tomatis scrive: resistere ha quindi un senso, la rivolta sarà il culmine di un atteggiamento che sta maturando per vie segrete e sotterranee, che affonda le sue radici nel senso della dignità e della giustizia, nella melanconia e nell'entusiasmo, nella passione e nella solidarietà, negli slanci di altruismo che alcuni coltivano ancora in sé. Si può tentare di incanalare e reprimere queste forze per costringerle al consenso, esercitare quindi un dominio assoluto. Ma questo non potrà durare e non arriverà mai a essere totale. La rivolta è ancora acefala, appena a livello di coscienza. Si esprime con un disagio, non è strutturata. Contribuirà a salvarci,
la grossolanità ingorda di chi vuol dominare il mondo. Perché vi leggo questo? Perché abbiamo, secondo me, un esempio di questa grossolanità ingorda dal nostro ministro Bersani. Allora, voi sapete che la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici dell'Emilia-Romagna il 10 settembre di quest'anno ha fatto un comunicato in cui, presa visione fatto dall'Ordine dei Medici di Modena, da tutta un'altra serie di iniziative analoghe, diciamo alla magistratura, di ordini di medici, di medici anche, eccetera, ha fatto una richiesta al ministro, al presidente della regione Emilia Romagna, a tutti i sindaci, a tutta la provincia, di soprassedere, di fare una moratoria, quindi di non dare le autorizzazioni a tutti gli impianti in costruzione. Poi vi spiegherò bene perché ci possiamo tornare, ci sono dei dati recenti su uno studio fatto proprio a Forlì. Il ministro Bersani, per tutta risposta, ha pensato bene, perché poi questo era sulla pagina nazionale del giorno di ieri e oggi rincara la dose, di coinvolgere la ministra Turco e il ministro Mastella in qualità di ministri vigilanti e chiede se l'iniziativa della Federazione dei Camici possa costituire un inammissibile sviamento delle finalità istituzionali, prospettando misure non solo disciplinari nei confronti dei responsabili. Allora, io credo che questa cosa sia clamorosa proprio da tutti i punti di vista. Allora, voi sapete, la magistratura imbavagliamo i medici, poi, cioè, io ecco, credo che se non c'è le parole di Tomatis che vi ho letto, per me sono state una profezia, ecco, perché io spero che questo sia davvero un autogol, perché allora, se non siamo capaci di reagire di fronte a queste cose, e vi dimostrerò che di inceneritore si muore, sia ben chiaro, non è che raccontiamo, i dati ci sono mille evidenze, soprattutto c'è l'alternativa a questa apparente soluzione del problema, che invece crea enormi problemi da tutti i punti di vista. Ecco, quindi io credo che davvero dobbiamo mobilitarci ciascuno con la propria coscienza, nel proprio ruolo, e mi piacerebbe che ci fosse anche qualche giurista per capire se non siano per caso le intromissioni di Bersani a dover essere passate al vaglio, perché qui mi sembra che chi travalica non sono i medici, che non stanno guadagnando niente da questa battaglia, per carità, se non la salute, e la salute è la salute per tutti, per me, per i miei figli, per voi, perché qui si tratta di beni comuni. Ecco, cominciamo a capire che non esistono solo i soldi a questo mondo. Dopo questa premessa, sia chiaro, io posso parlare, con il 1 aprile di quest'anno non sono più nel lavoro, eh. Io ero un medico ospedaliero, 30 anni e passa di oncologia, però dal 1 aprile, quindi c'è anche, teniamo anche conto di questa, però a un certo punto credo che tutti debbano così prendere coscienza dei problemi. Ecco, sono da questo punto di vista in una posizione di libertà, e questo non, almeno per adesso, poi vedremo se Bersani mi punisce. Allora, ecco, quindi questa presentazione, ecco, ricordo che Lorenzo Tomatis era il presidente del comitato scientifico dell'ISDE a livello internazionale. Questa è un'associazione a cui tutti si possono iscrivere. Io poi vi lascio tutte le slide, così ci sono tutti i numeri, tutto quello, che quindi non è fatta solo da medici, ma da tutti coloro che condividono quello che è il nostro motto, che voi vedete è questo: tutti gli uomini sono responsabili per l'ambiente, i medici lo sono il doppio, fino a quando possiamo restare indifferenti. Comunque vorrei dire che l'attenzione all'ambiente non è solo una cosa per le anime belle che sono sensibili, è riconosciuto dall'articolo 5 del codice deontologico dei medici, perché l'ambiente è un determinante fondamentale della salute. Ecco, sempre pensando a Tomatis e, diciamo, a fare questa chiacchierata oggi, vi volevo fare vedere, perché ci sono alcuni punti fondamentali, secondo me, che devono servire da traccia per tutti i discorsi, non solo quello, ma in tutti i campi,
E questo era qualcosa che lui scriveva 2 anni fa parlando dell'identificazione delle sostanze cancerogene e della prevenzione primaria del cancro. E ricordava Bernardino Ramazzini, un medico della fine del 1600, che diciamo, questo Bernardino Ramazzini tesseva le lodi, diciamo così, e diceva che la scienza, la giustizia legale, la equità sociale possono armoniosamente, efficacemente coesistere in un medico che sia un medico attento, competente, che sia dedicato al suo lavoro. E Tomatis scrive: nella nostra società queste 3 qualità raramente convergono. L'equità sociale è quella più consistentemente maltrattata delle 3, mentre la scienza è considerata per definizione qualche cosa che è esente da criticità, no? Al di sopra delle parti, potremmo dire, e viene ignorato deliberatamente la possibilità che l'obiettività della scienza sia spesso offuscata da conflitti di interesse. E qui io ci tengo a mettere subito un ditino in una piaga. Perché dico questo? Vi voglio dare subito degli esempi perché penso che siano più chiari di tante cose. Allora, voi sapete che questa è la famosa torta dei rischi attribuibili del cancro, che era in vigore quasi oltre 30 anni fa, alla fine degli anni 70, da 2 ricercatori, Sir Richard Doll e Pito, 2 inglesi. Richard poi lo fecero baronetto e quasi quasi gli davano il Nobel. E questi dissero appunto che su 100 tumori il 30-32% viene dal tabacco, ovviamente guai a chi fuma, ecco, su questo non ci sono dubbi, il fumo va evitato nel modo più assoluto. Un'altra quota importante viene dall'alimentazione, 30-35%, e quello che mi interessa è farvi vedere questo, che l'inquinamento ambientale è responsabile, secondo questi autori, solo del 2% dei tumori. Addirittura oggi si dice che l'inquinamento ambientale è responsabile solo dell'1% dei tumori. Quindi in fondo non ci dobbiamo preoccupare tanto, no? Perché i messaggi nei media, magari fa male la polenta, avete visto, no? Questi, il pesto alla genovese, ecco, tutte queste cose. Allora, quindi niente, io ho 30 anni di oncologia, ho visto grandi progressi, questa tabella è immutata, anzi addirittura si è ridimensionata. È interessante sapere che chi parlava di questi chi parlava di questi problemi, Sir Richard Doll, era pagato dalla Monsanto e quindi sminuì tutti i rischi legati all'Orange, il defoliante usato in Vietnam, e questo lo sapevo. Poi dal magistrato Casson ho imparato, e poi l'ho letto nel suo libro La fabbrica dei veleni, che Richard Doll era pagato da tutte le multinazionali della chimica in percentuale rispetto al fatturato mondiale di ogni sostanza che veniva prodotta. Ecco, quindi c'era proprio, voi capite bene, quindi il cloruro di vinile monomero fu sminuito, che è un cancerogeno multipotente e multiorgano, da solo l'angiosarcoma epatico, no? Cioè andiamo a individuare qualche cosa che è solo quello, non di più, quindi per dire che un veleno, come diceva Tomatis, è un veleno, non è mai abbastanza veleno per essere dichiarato tale, ecco, cioè, quindi questo per dire subito. E questo è tutto, non è smentibile, è tutto stato pubblicato, è svenuto fuori anche nel processo del petrolchimico sul Guardian di quest'anno, quindi sia ben chiaro che purtroppo sono tutte amare verità. E quello che vi dicevo prima, a questo punto voi capite bene che non possiamo pensare che i tumori vengano solo per quello che è lo stile di vita. E si confonde molto spesso la prevenzione, la diagnosi, chiamiamo prevenzione quella che è in realtà la diagnosi precoce. Qui la prevenzione è vita, questo è un giornalino che arriva a casa, questa è una bravissima persona, intendiamoci. Voglio solo farvi capire quella che è l'idea che è passata nella medicina e nell'oncologia in particolare. Questo oncologo, che poi è quello che viene, si pensa ed è accettato, il nostro comune obiettivo è pertanto quello di sviluppare questa terapia capillare della prevenzione, quindi intesa come stile di vita, e dall'altro
a rendere nel prossimo futuro il cancro una malattia sempre più tipicamente cronica, al pari dell'ipertensione, dell'artrosi e del diabete. Allora, voi capite che se ragioniamo in questo modo, e questo è scritto nero su bianco, cioè io faccio un salto sulla sedia, credo che molti lo facciano un salto sulla sedia, ma questo è quello che è passato, che il cancro è accettabile, ecco. Allora, e che quindi dobbiamo convivere con l'ipertensione, questo e quell'altro, c'è proprio un ribaltamento, voglio dire, di obiettivi, di idee, di finalità, perché la medicina ha registrato i suoi successi quando di certe malattie non ci si è più ammalati. Cioè, penso che dobbiamo davvero ridare il senso alle parole, anche perché ricordiamoci che l'articolo 32 del